Bella a tutti ragazzi, buonasera! Benvenuti a questo video speciale dedicato al vintage gaming. Non ve lo aspettavate? Non ve lo aspettavate, sorpresona! Sorpresona, lo state vedendo dietro di noi ragazzi. Oggi stiamo per parlare di Street of Rage, ragazzi. Quello che voglio mostrarvi oggi, la versione per Mega Drive, parla appunto di un videogioco che è un picchiaduro a scorrimento, ragazzi, che è stato sviluppato e distribuito da Sega ed è uscito appunto su Mega Drive, Master System in 8 bit e Game Gear nel 1991. Praticamente ha avuto così tanto successo questo Street of Rage che ha avuto addirittura due sequel che si chiamano rispettivamente Final Fight e Double Dragon. No, ha avuto due sequel che sono Street of Rage 2 e Street of Rage 3. Entrambi, ragazzi, hanno riscosso lo stesso successo di quello che stiamo vedendo adesso e sono catalogati tuttora dei picchiaduro tra i migliori della storia, come quelli che aveva citato prima la Pamina, che erano Final Fight e Double Dragon. Esatto. Praticamente in Street of Rage c'è una città immaginaria che potrebbe essere riconducibile all'America, nel quale la criminalità organizzata ha avuto il sopravvento sulla popolazione e soprattutto sulle forze dell'ordine, creando bande rivali che vanno a combattere tra di loro spargendo panico, morte e distruzione. Crimini e violenze, esatto, in tutta la nostra città. Noi facciamo parte di uno dei tre eroi che hanno deciso di combattere questo crimine e possiamo quindi all'inizio del gioco selezionarne uno dei tre. Abbiamo Adam Hunter che ha 23 anni, anche lui con delle skill, a ognuno ha una mossa speciale, una skill speciale che si attiva con la pressione di due tasti multipli. Vi consiglio di provarli tutti e tre per vedere appunto che cosa fa la mossa speciale. Abbiamo Blaze Fielding, anche lui afroamericano, 21 anni, e per finire abbiamo la ragazza che si chiama, che non mi ricordo come si chiama la ragazza, Axel Stone, quell'altro. C'è anche la tipa, comunque c'è anche la tipa. Essendo, ragazzi, un picchiaduro a scorrimento, Blaze. Non lo so, lei, non lo so come si chiamava lei, non me lo ricordo proprio. Essendo un picchiaduro a scorrimento, da dove a dove si gioca? Non lo sa. Tutti i livelli, ragazzi, sono 8 livelli. Bravissima, si va da sinistra verso destra, come in ogni picchiaduro che si può dire così. Si cammina, ragazzi, non c'è la corsa, e nei livelli che andiamo ad affrontare troveremo appunto i membri delle gang che faranno di tutto per fermarci. Però la cosa che particolarizza questo picchiaduro, così come altri, è appunto la possibilità di trovare durante il nostro livello dei boss, sì, dei boss, ma non solo. Come fai ad affrontare i boss? Come affronti? Boss! Si troveranno in giro, ragazzi, delle armi che potremmo prendere, vere e proprie armi che sparano, un po' più difficili da trovare, ma anche spesso e volentieri spranghe di ferro, catene, molotov, tanta roba. La nostra Pamina, ragazzi, ci ha parlato dei boss, è vero, perché alla fine di ogni livello dovremo affrontare un boss finale, ma non è detto che sia l'unico boss del livello, ce ne sarà anche uno ogni tanto a metà livello, chiamato appunto mini boss, chiamiamolo così, che ha delle caratteristiche molto simili al boss finale, magari cambiando con qualche colore, qualche vestiario, comunque sempre molto difficile da affrontare. L'unica cosa, ragazzi, una delle curiosità che vi diciamo di Street of Rage è che l'ultimo livello è l'unico che invece va giocato da destra verso sinistra ed è anche l'unico dove non si può utilizzare la mossa speciale. Se vogliamo spendere due parole, la mossa speciale praticamente, ragazzi, è quella combinazione di tasti che permette di liberarci dalla presa
dei nemici, perché possono esserci delle situazioni di accerchiamento o per caso anche di superiorità numerica da parte delle gang, e quindi sarà assolutamente indispensabile usare la nostra mossa speciale. Tra l'altro ne potremo usare solamente una per ogni vita, vi ricordo che cominciamo con 3 vite, ma ci sono dei bonus in giro nei livelli che ci potranno ricaricare questa possibilità di andare ad usare appunto la mossa speciale. Una cosa veramente bellissima, ragazzi, di Street of Rage è quella che si può giocare in più persone, esatto, in quante persone? 2 persone, esatto. Street of Rage, ragazzi, per Mega Drive e anche nella versione arcade, quella del cabinato, ha la possibilità di giocare in cooperativa, quindi giocheremo in 2 affrontando gli stessi livelli e sarà però, attenzione, anche possibile colpirsi tra di noi, quindi bisogna stare molto attenti a come usare le armi, a come muoversi per non danneggiare appunto il nostro compagno di squadra. Tra l'altro, ragazzi, prima di chiudere vi voglio dire un'altra curiosità di Street of Rage, cioè ci sono 2 finali di Street of Rage. Uno si chiama Good Ending, quindi è un finale buono. Quello cattivo. Esatto, che si chiama? Bad Ending, esatto. Praticamente prima che affronteremo l'ultimo boss, che si chiama Mr. X, che è appunto il capo di questa organizzazione criminale, lui ci chiederà se vorremmo unirci appunto alla criminalità organizzata, addirittura come il suo braccio destro. Però bisogna stare attenti, perché in realtà è una domanda trabocchetto. Infatti se il giocatore o entrambi i giocatori si risponde no, praticamente affronteranno subito il nemico, e tra l'altro se vincessimo si andrà a fare il finale buono. Yes. Se risponde yes si affronta, no, è un trabocchetto, cioè non esiste un finale alternativo, nel senso è una cosa, come si dice, abbastanza fittizio. No, scusami, se invece facciamo il finale negativo, ci possiamo arrivare solamente nella modalità... Si spedisce con una botola al stesso livello. Brava. Praticamente si va... Non so come fai a ricordartelo. Quando ci arriviamo... Volevo vedere se avevi memoria. Non me lo ricordo tutto. Andremo con il nostro compagno e in realtà poi verremo spediti al 6° livello con la botola. Comunque, ragazzi, questo era l'essenza di Street of Rage, davvero un gioco assolutamente che dovete provare, un picchiaduro veramente veramente divertente e difficile mano a mano che si va avanti, che merita assolutamente di essere provato e giocato, soprattutto se avete un amico con cui dividere questa bellissima emozione. Beh, amore mio, io direi che per oggi questo speciale è davvero tutto. Noi vi ringraziamo tantissimo per averlo visto e speriamo che vi sia piaciuto questo giochino vintage. Porca vacca. Tanti like, iscrivetevi al canale e attivare sempre la campanella per essere informati di tutto. Esatto, ragazzi, noi ci vediamo presto. Ciao!